Tempo di aggiornamenti per la Kia Niro che si presenta sul mercato con due soluzioni diverse di elettrificazione, hybrid e plug-in hybrid. In questo momento, se guardiamo quella che è la storia precedente, noi abbiamo visto intorno a un 7-8% di plug-in hybrid e quindi un 92-93% di ibrido normale, questo per quanto riguarda la Niro, però proprio nell'ottica di quelle che sono le nuove politiche di incentivazione che tutte le regioni stanno applicando, probabilmente unendo i contributi statali, quindi a livello centrale, il famoso bonus, più quelli che sono gli incentivi a livello locale, io credo che faranno sì che la configurazione plug-in hybrid sarà più interessante e quindi credo che potrebbe arrivare intorno a un 15-20% di quello che potrebbe essere, diciamo, il globale di volumi che l'ibrido svilupperà. A livello estetico, il restyling ha portato un nuovo disegno del frontale che la rende ancora più aggressiva grazie al tipico Tiger Nose e la nuova firma LED. Cambia anche il disegno dei gruppi ottici posteriori full LED con un disegno inedito. Si aggiorna anche all'interno con un nuovo cruscotto in nero lucido con numerose finiture cromate che le donano un aspetto più elegante e sportivo. La nuova Niro è equipaggiata con un motore GDI 1.6 a benzina da 141 cavalli che è abbinato ad un pacco batterie da 1,56 kW per la Niro Hybrid o da quasi 9 kW per la versione plug-in hybrid. Quest'ultima garantisce un'autonomia di 65 km in modalità full electric. La gamma si articola su tre allestimenti, Urban, Style ed Evolution.